Ed eccoci all'interno del cortile, ci dirigiamo verso quella porta, quella grotta. Infatti, vedete, le concrezioni rocciose raccontano di un ambiente naturale nel quale ci si immerge per il piacere, per il divertimento, la grotta, nella quale l'acqua la fa da padrona, gli zampilli, le vasche, tutto narra di una dimensione acquea che a Palazzo Te è ovunque, siamo immersi nell'acqua, eravamo immersi nell'acqua. E nella grotta ecco raccontata un'altra storia, una storia altra, quella del piacere al massimo del livello, il piacere fisico, quello che esaltava l'edonismo del principe, quello che rincorreva Federico II ovunque, ma anche più tardi Vincenzo I, ad esempio, visto che il suo segno, i suoi emblemi sono presenti all'interno della grotta, là dove tutto è piacere, dove tutto è sentimento, dove tutto è emozione. E qui fuori queste favole che ci vengono così vicine. E da ultimo quella cagnetta, la cagnetta di Federico II, per la quale egli fece costruire un sepolcro in bronzo, il cui disegno è ancora conservato a Londra. Eccola lì, in stucco, ma tutto racconta di questo principe, di questo Federico II Gonzaga, che volle eretta questa testimonianza infinita del bello e del piacere.